L'Italia della Pallovale entra a Coverciano, tempio degli azzurri del calcio da generazioni. Sabato a Firenze la sfida è con l'Australia, che non abbiamo mai battuto, ma gli allenamenti di questi giorni, oltre a correggere quel che non ha funzionato a Verona, servono ad ammorbidire le cicatrici già profonde di una debacle inaspettata. E forse non si vedono sul nostro corpo, sulla nostra faccia, però sicuramente non è stata una bella situazione quella di sabato scorso. Comunque abbiamo avuto modo di parlarne domenica e lunedì, quindi la cosa importante per noi è cambiare veramente atteggiamento, metterci alle spalle l'Argentina e pensare a questa Australia. L'Italia cambia atteggiamento e cambia uomini, 16 quindicesimi nuovi di Zecca rispetto all'Argentina, nella costante spinosa ricerca di una linea mediana che possa accendere le fonti del gioco, dando il ritmo e facendo fruttare un possesso palla fin qui sterile. Ecco dunque l'ultimo numero 9 della gestione Mallet, Edoardo Gori, 20 anni, pretese doc, 0 minuti in nazionale, 0 minuti col suo club Treviso, eppure per tutti un predestinato, soprattutto se reggerà l'urto di un esordio da brividi. E fare l'esordio qui a Firenze è veramente un'emozione incredibile, già adesso mi sta un po' a tremare le gambe per l'emozione. Ti consolerai visto che l'avversario è decisamente alla portata, sono gli australiani. Infatti, a fine ho gli australiani, una delle migliori squadre al mondo, per cui sì, sarà facile. E non ti emozionerai perché sei molto lontano da casa, come si sente dalla tua parlata. Sì, infatti. Grazie, perché mi sta rendendo la vita facile. Si emoziona ora per non emozionarsi poi il giovane Gori, compagno di stanza di Andrea Lo Cicero, altro esordiente di ritorno. Sabato di nuovo titolare dopo 2 anni, 80 caps per lui, simbolo di un'Italia che vuole rialzare la testa e invertire la rotta per combattere quell'abitudine alla sconfitta che sta diventando un'ossessione.